che cosa ne pensate dell'idea di togliere questo campetto? No, perché? I ragazzi dove vanno a giocare? Qua non c'è molto come diversivo, c'è Villa Garibaldi che avevano tolto la ludoteca, ora l'hanno rimessa, però i bambini vanno anche lì a giocare a calcio, ma se qui c'è già un calcetto pronto perché toglierlo? Anzi, secondo me si dovrebbe sfruttare anche l'altro spazio per giocare i bambini, che è l'ideale, non passano macchine, c'è l'aria aperta, quindi per quale motivo? E invece dell'idea di mettere al posto del campetto un'area sgambamento cani, che cosa ne pensa? Allora, quello che penso io è che i cani a questo punto sono diventati più importanti dei bimbi, perché a quanto pare prima vengono i cani e poi i bimbi, perché togliere un campetto ai bimbi è una cosa assurda, cioè non vedo il motivo. Levare questo campetto, che i bimbi giocano, hanno spazio, hanno di tutto, quindi mettere i cani non credo che sia una cosa ideale. Che cosa ne pensa dell'idea dell'amministrazione comunale di togliere questo campetto di calcio per sostituirlo con un'area a sgambamento cani? Non si può che pensare che probabilmente il sindaco ha qualche problema in questo momento o probabilmente dietro lui c'è qualche persona che desidera fare in modo che i ragazzi che usufruiscono di questo campetto se ne possano andare altrove. Probabilmente in un altro zen dove ci sia un campetto dove loro possono giocare, e qui così diventa un'area forse per loro più pulita, e dove invece di ragazzi avere cani, dove se voi vi guardate c'è uno spazio immenso per creare un'altra area e far sì che questi campetti invece siano migliorati, e dove ci sono bambini c'è gioia sicuramente. C'è anche Grace. Grace, lo aiuti a Pablo che vuole fare una... Sono dentro quella cassetta, vedi? Cominciando da un campetto si cominciano a eliminare i bambini, poi si cominciano ad allontanare le famiglie, forse fa parte della strategia di invasione del centro da parte della borghesia palermitana benestante, che può permettersi di comprare le case e ristrutturarle. Ma che cosa rappresenta questo campetto in questo quartiere? Questo è un punto di aggregazione importante, bambini del quartiere, di altri quartieri vicini, bambini di etnie e di popolazioni diverse che abitano qui, si incontrano, giocano, si scambiano e crescono assieme. Quindi è uno dei pochi, se non l'unico, punto di aggregazione del quartiere Calza e dei quartieri vicini. Che cosa ne pensa dell'idea dell'amministrazione comunale di sostituire questo campetto di calcio con un'area a sgambamento cani? Una cazzata con il botto. Perché? Un campetto che i ragazzi giocano, si levano in mezzo alla strada, hanno un impegno. L'idea di sostituire questo campetto di calcio con un'area a sgambamento cani sottende a un'idea di città che non corrisponde con le reali esigenze di questa città? Sì, però speriamo che l'amministrazione comunale abbia già fatto un passo indietro, così come hanno detto stamattina all'incontro alla scuola Ferrara, quindi ci aspettiamo che questa sia un'idea ormai tramontata e che ripensino a come fare più bello il campetto, vista tutta la gente che c'è qui oggi. Allora, io oggi ho visto il progetto alla riunione e ho detto loro che è completamente inutile per il quartiere, perché non è assolutamente adatto e non risponde alle esigenze del quartiere, ma solo di 4 persone. Se vogliono sgambettare i cani c'è Piazza Maria, c'è il Foro Italico, basta quello. Qui devono fare qualcosa per i bambini in tutta la piazza. Perché che cosa rappresenta questo campetto di calcio? Il campetto di calcio qui serve per i ragazzi giocare tra di loro, riesce a integrare svariate tipologie di ragazzi che vengono da tutti gli strati sociali. Ho visto anche un secondo progetto che parlava non solo del campetto, ma di fare tante altre cose, sempre di attrezzatura urbana non smontabile, non distruttibile, che però fa giocare insieme i bambini di tutti gli strati sociali e non solo i cani. Ciao, che cosa ne pensi dell'idea di sostituire questo campetto di calcio con un'area per i cani per fare la cacca ai cani? No, io non ci sto. Bravissimo. Se mi permettete il termine, una cazzata. Tocca a me. Se mi permettete il termine. Sentite, non ne voglio nemmeno parlare anche perché sono incastrato. Vogliamo che il campetto resta qua, punto. Anche io, punto. Fa schifo. Che cosa? Non si capisce. Ma è per i cani, va bene. E lo sapete che farò per difendere? Un cazzo.